abbiamo fatto comunque un buon inizio di gara, poi lei ci ha preso il sopravvento, ci ha chiuso, ci siamo schiacciati, forse troppo, però a un minuto alla fine del primo tempo si poteva benissimo, secondo me è stato fondamentale aver preso il gol lì perché a un minuto e mezzo alla fine del primo tempo avessimo chiuso il primo tempo solo 0-0, poi nel secondo tempo saremmo venuti fuori come poi siamo venuti fuori. Non dovevamo andare sotto di un gol, purtroppo oggi il gol si è preso. La ripresa siamo rientrati in campo bene, stavamo riaprendo la partita, dopo l'espulsione chiaro che ci ha tagliato le gambe, ci ha costretto a fare un finale partita tutto in difficoltà. Che ti devo dire? Adesso oggi è andata così, però ecco, noi abbiamo fatto sempre la nostra solidità dell'essere squadra, la nostra forza. Oggi chiaramente la partita è una partita, diciamo, sofferta con un avversario oggettivamente molto forte. È chiaro che potevamo riaprirla solo nel secondo tempo con una giocata, eccetera, però non ci siamo riusciti. Che ti devo dire? Oggi è andata così, però non sempre andrà così, insomma, ecco. Sicuramente sì, perché tanto era mettere in preventivo che dopo nel girone di ritorno non abbiamo mai perso una partita. Dopo 12 risultati consecutivi ci poteva stare che prima o poi si potesse perdere. L'abbiamo fatto a Lecce, che non è uno scandalo perdere qui, perché questa è una squadra forte. Quindi, al di là di poi si può commentare in mille modi questa partita, però si è perso contro una squadra effettivamente forte. Noi non cambia il nostro obiettivo, perché adesso ci sono ancora 7 partite. La classifica è corta, vediamo che anche le altre squadre fanno fatica perché abbiamo visto i risultati, quindi è tutto più che mai aperto, dobbiamo solo ripartire senza drammatizzare, prendendo coscienza che comunque una sconfitta dopo 12 partite, dopo 7 partite non si prendevano gol, ci poteva stare, la mettiamo lì, la accantoniamo e ci concentriamo per ripartire subito forte contro il Frosinone. L'appannamento è anche fisiologico perché le partite sono tante, si gioca questo campionato a strettissimo calendario, quindi un minimo appannamento ci può stare. Però io ho sempre detto, come ho detto prima, adesso non ci concentriamo solo sugli attaccanti perché una squadra deve fare anche di necessità virtù. Prendiamo atto che è un momento in cui non possiamo essere prolifici con i nostri attaccanti. Però ecco, non ne farei un problema, un dramma, perché i problemi comunque siamo abituati a risolverli dal gruppo, da squadra. Quindi adesso, insomma, ecco, se c'è una situazione di difficoltà va affrontata e superata come abbiamo sempre fatto da squadra. E faremo così anche stavolta. Allora, intanto ti rispondo con l'ultima domanda, perché Anderson dopo l'ultimo secondo, avrebbe rappresentato diciamo, la prima alternativa ai due attaccanti. Seconda cosa, noi forse ci siamo un po' cullati di portare il primo tempo sullo 0-0, visto che mancavano 2 minuti e mezzo. Abbiamo, come posso dire, usato un atteggiamento molto protettivo, anche troppo, no? Che stavamo subendo, però il Lecce non tirava in porta, che comunque in porta non è che concedevamo molto come occasioni. E forse ecco lì c'è stato questa sorta di adagiamento, perlomeno di pensare che stesse per fine primo tempo si poteva portare in porto così sullo 0-0. Purtroppo però invece non è stato così. Il secondo tempo siamo ripartiti per riprendere la partita, per riuscire a fare il pareggio, l'abbiamo fatto anche bene come atteggiamento, come gioco, come convinzione, come tutto, ma anche come ritmo. Poi è chiaro che rimane in 10, regali un giocatore a Lecce e tutto diventa chiaramente molto più difficile. Però io non voglio drammatizzare Eugenio perché dopo 12 partite prima o poi potevi perdere, perdi con una squadra forte, ne prendiamo atto, io non drammatizzo, ci prepariamo adesso a superare questo momento, lunedì affrontiamo il Frosinone e cerchiamo di riprenderci quello che vogliamo prenderci, insomma, ecco.